Bentrovati alla nuova edizione del Senior TG. Vediamo i titoli. I primi auguri del Papa al nuovo governo. Si è appena concluso il 20° congresso degli audioprotesisti. Consigli in cucina con Vitalba Paesano. Vediamo quali sono le città più green dell'Italia. Papa Francesco porta il suo primo augurio al nuovo presidente Giorgia Meloni, auspicando che sia un governo di collaborazione anche con chi ha l'opposizione. Commentando invece la situazione degli sbarchi, ribadisce che la politica dei governi sia sempre stata quella di salvare vite e crede continuerà ad essere così, ma continua è l'Europa che non deve lasciare sola l'Italia. Si è tenuto lo scorso fine settimana il 20° congresso della Federazione Italiana degli Audioprotesisti. Siamo stati lì e abbiamo sentito Mauro Menzietti, presidente dell'Associazione Nazionale Audioprotesisti. Il congresso è un punto di riferimento triennale fondamentale perché tutto il comparto audioprotesico italiano è qui rappresentato. Siamo oltre 1600 presenti e c'è un po' tutta la filiera, l'industria, la distribuzione e la professione. L'audioprotesista è una professione ordinata, normata, è un professionista sanitario laureato al servizio della gente. Ha un valore sociale molto importante perché restituire la capacità di interagire socialmente attraverso la comunicazione, ritengo che sia uno degli elementi fondamentali proprio di questi tempi. Vitalba Paesano, direttrice responsabile di greypanthers.it, ci porta in cucina con il bergamotto. Sentiamo. Facciamo insieme un salto in cucina oggi. La stagione è quella giusta per incontrare il bergamotto, un agrume che ha le foglie lucide, un fiore bianco profumatissimo ed un frutto che assomiglia vagamente al limone e al cedro, con i poli un po' più schiacciati e spesso un colore un po' più verdastro. Il bergamotto è tipico della Calabria, ce n'è una grandissima coltivazione in questa regione, ma viene utilizzato per estrarre profumi, per aromi, anche per l'ambiente. Ma noi vogliamo cogliere l'aspetto giusto gastronomico e allora parliamo intanto della sua funzione antibatterica e antisettica in tisane e in tè aromatizzati. Il bergamotto viene poi utilizzato in cucina per farne un liquore, esattamente come il limoncello, con le stesse caratteristiche e la stessa facilità di produzione. Ma su greypanthers.it, dove ci sono anche delle illustrazioni che vi fanno vedere in dettaglio questo ingrediente insolito, questa volta vogliamo presentare un risotto molto particolare, perché utilizza, oltre al riso e al bergamotto, anche un formaggio altrettanto significativo che è il Castelmagno. Spero di avervi ingolosito e ci vediamo in cucina. La 29esima edizione di Ecosistema Urbano, l'indagine di Lega Ambiente e Ambiente Italia che stila la lista delle città più green, vede sul podio il Nord-Est con Bolzano, Trento e Belluno. Si riconferma l'inquinamento atmosferico come prima problematica, migliora invece la percentuale della raccolta differenziata che supera la soglia del 60%. Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo Pronto Senior Salute. Se hai più di 65 anni e hai prenotato tramite il CUP una visita specialistica o ricovero, un esame diagnostico, ma l'appuntamento non rispetta i tempi indicati dalla prescrizione del vostro medico, chiamando il numero 06 62 27 4404, Senior Italia Federanziani prenderà in carico il vostro caso gratuitamente. Vi ricordo inoltre che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione.